poi lui è rimasto a casa. Sì, comunque li fa anche senza togliere. Lui non so dell'ordine che era stato messo, per cui incominciamo così da quelli che vi vedo. Mauro Manzi, destinato alla missione del Messico. Joseph Barghese, destinato alla missione dell'India. Come informatore nel seminario di Pune. Una missione un po' particolare che gli permetterà ancora di sognare, quello che sarà una destinazione che verrà presto, perché anch'io ho fatto 4 anni in Italia, sono passati soldi. Poi abbiamo il nostro diacono officiante Fel, destinato alla missione Italia. Per l'animazione, anche questo è un lavoro prezioso, anche se appunto fa ancora sospirare per le divisioni più come dire, più ideali. Poi c'è Franco Svaba, destinato alla missione Cambogia. Poi c'è Ivan, destinato anche lui alla missione Italia. Non so se il papà e la mamma che sono presenti sono contenti e io sarò qui ancora un po' di tempo. Comunque è una missione importante questa. E poi Nati, destinato alla missione Filippine. Carlos, che non è più presente. Chi è che c'è? Sì, ma c'è qualcun altro che lo sa. C'è Carlos, che è nella lista dei destinati da annunciare oggi, che è destinato alla missione in Brasile. Ecco, affidiamo adesso in un momento di silenzio a questi nostri confratelli e anche i loro sentimenti, magari qualcuno è più contento, qualcuno meno, però affidiamo tutto questo proprio all'amore di Dio che li accompagna e che guiderà la loro missione. Questa è la classe. Questa è la terza, sono i pasquidiaconi. Natale un'altra volta eccellente.